Anche qui, pronostico Nations League 2024-2025, giornata 1. L'unica regola che cambia in questi pronostici è che nella Serie A avevamo massimo 3 doppi da usare in ogni giornata. Qui, dato che le partite sono tante, anche troppe perché i gruppi sono parecchi, sono 25 partite, non avete nessun limite di doppie. Potete usare quante più combo o doppie, chiamatele come vi pare, volete. E se volete, fatemi i vostri pronostici qui sotto nei commenti. Giocate anche voi, giochiamo per divertirci, cioè non si vince niente. Partiamo subito. Ciao, bella a tutti ragazzi, ritrovati. Scusa se non vi ho salutato, ma ripartiamo. Azerbaigian-Svezia, credo che la Svezia cominci senza problemi la sua Nations League e riuscirà a vincere senza troppa fatica. 2. Bielorussia-Bulgaria, vi dico che sarà una gara molto bloccata, ma alla fine almeno un gol ne uscirà fuori, dai. Over 0.5. San Marino-Liechtenstein, gara bloccata tra due squadre molto molto scarse, con tutto il rispetto, ma ci saranno pochi gol. Under 4,5. Irlanda del Nord-Lussemburgo, stesse considerazioni per quanto riguarda anche San Marino-Liechtenstein, gara bloccata con pochi gol, under 4,5. Estonia-Slovacchia, nonostante sta in trasferta e dici tu potessi trovare un pochino di difficoltà, ragazzi, la Slovacchia per dare un segnale deve cominciare subito bene questa Nations League e far capire che c'è. 2. Serbia-Spagna, una gara molto interessante perché non è scontata la vittoria della Spagna, che comunque stanno in Serbia, in trasferta e tutto, però la Spagna, campione d'Europa e anche campione della Nations League, deve far vedere che c'è. Deve far vedere che c'è, quindi in un modo o nell'altro se la portano a casa. Quindi vi dico 2, però più gol. Più gol. Per me segnano entrambe le squadre. Scozia-Polonia. Vi dico X2 perché è una partita dai mille risultati, una partita che può finire in qualsiasi modo. Però vi dico che la Scozia riuscirà a mettere in difficoltà la Polonia. La Polonia o vince di corto muso o nella peggiore delle ipotesi pareggia. Non credo in una vittoria della Scozia. Più multigol 2-6. Vedo una partita con parecchi gol. Per quanto riguarda Danimarca-Svizzera e Portogallo-Croazia, due sfide veramente molto molto interessanti, dove secondo me vedevo caterbe di gol. Quindi vi dico Danimarca-Svezia, gol. Portogallo-Croazia, gol. Kazakistan e Norvegia, i kazaki stanno diventando una bella nazionale, mettono in difficoltà tutte, onorano ogni competizione in cui partecipano. E la Norvegia, vi dico che secondo me farà fatica, o vincerà di corto muso anche loro, oppure nella peggiore delle ipotesi pareggeranno. Lituania-Cipro, gara secondo me che sarà noiosa e da pochi gol, under 4,5. Belgio-Israele, ragazzi, se il Belgio non dà subito una risposta di esserci contro questo Israele, con tutto rispetto, ma per me se la giocheranno con l'Italia per il passaggio del turno. Belgio-Italia 1 più multigol 1-4, squadra a casa, deve essere una vittoria anche bella, sostanziosa. Galles-Turchia, una gara molto bella. Difficile da pronosticare. Vi dico che la Turchia parte leggermente in vantaggio, però occhio a questo Galles che può portare delle difficoltà. X2, quindi dico. Islanda-Montenegro, vi dico che l'Islanda vince senza troppi problemi. 1. Slovenia-Austria, anche qui una partita interessante, tra due nazionali molto molto particolari, esotiche. L'Austria parte leggermente favorita, però copriamoci. X2. Kosovo-Romania, io me la rischio, vi dico che la Romania in un modo o nell'altro se la porta a casa. 2 fisso. Francia-Italia, credo che perderemo malamente perché solo sentire la frase di Lorenzo che dovrà marcare Mbappé già mi vengono i brividi, però un gol lo facciamo, dai, gol da ambo le parti. Francia-Italia, gol. Irlanda-Inghilterra, ragazzi, se l'Inghilterra retrocessa malamente del gruppo B dello scorso anno, cioè non dà subito quella sversata in più, questo giro lo devono vincere senza se e senza ma. Ragazzi, Irlanda-Inghilterra io prevedo una goleata, una vittoria degli inglesi, 2 più multigol, 2-6, squadra trasferta, ma deve essere così, ragazzi, deve essere così.
Perché sennò mi preoccuperei se questa Inghilterra non dà da subito una reazione fatta, cioè hanno beccato un giro scarsissimo, devono subito ritornare in Lega. Armenia-Lettonia 1x. Vi dico che secondo me l'Armenia è leggermente favorita, parte favorita, ma occhio, questa Lettonia può creare problemi. O vince l'Armenia o nelle peggiori delle ipotesi un pareggio. Georgia-Repubblica Ceca, non so perché, ma mi aspetto una partita divertente, una partita dove i gol di sicuro non mancheranno e ce ne saranno almeno due, over 1,5. Moldavia-Malta, non si può dire la stessa cosa di Georgia-Repubblica Ceca, secondo me gara bloccata e che finirà con meno di 4 reti, under 4,5, come vedete così finirà 4-4. Grecia-Finlandia, gara molto bloccata, le squadre si studieranno nel primo tempo e nel secondo tempo si sbilanceranno giusto giusto un po' di più, over 0,5 almeno un gol lo fanno. Ucraina-Albania, per essere un gruppo che non sia il gruppo A, è una bella sfida, una bella sfida. Vi dico gol, segnano da entrambe le parti. Olanda-Bosnia, ragazzi, tutto rispetto per la Bosnia, 1. Germania-Ungheria, nonostante l'Ungheria sia un avversario ostico da affrontare sia in casa che in trasferta, 1 più gol. La Germania vincerà secondo me, non agevolmente, ma vincerà, e faranno gol da ambo le parti, 1 più gol. Questi sono i miei pronostici della Nations League 2024-2025, giornata numero 1. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciate like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele, che vi costano poco. E con 5 semplici click e 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi vi aspetto e fatelo. Se volete, ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Io i miei pronostici ve li ho fatti, aspetto i vostri qui sotto nei commenti, tedeschi, ungheresi, italiani, francesi e no. Bella.